Ciao a tutti e benvenuti, come state? Spero tutto bene. In onore di questa lunga, calda estate, oggi condivido con voi una ricetta che solo il nome mi rinfresca. La mia torta fredda, limone e cocco. La base morbida e delicata racchiude un ricco strato di crema al limone, leggerissima, vellutata e profumatissima, e una farcitura bianca dal sapore fresco e intenso di cocco, dolce ma non stucchevole. Questi tre deliziosi strati si intrecciano in un abbraccio di gusto e consistenze che rendono questa torta speciale e perfetta per ogni occasione. Dopo pasto, merenda, feste di compleanno. Come sempre durante la preparazione, facile e veloce, passo passo vi svelerò i miei segreti e trucchetti che rendono questa ricetta infallibile. E insieme, senza alcuna fatica in un lampo, prepareremo questa deliziosa torta limone e cocco. Ricetta! Come prima cosa preparo la base. Mi servono 220 g di biscotti. Come ormai sapete, per questo tipo di torte fredde io prediligo i digestive, ma ovviamente voi potrete sostituirli con i vostri frullini preferiti. Unica accortezza, mi raccomando, non utilizzate i biscotti secchi tipo Rosaiva, perché insomma non vanno bene per questo tipo di base, non riuscireste poi a stenderla. Una volta sminuzzati molto molto finemente con il mixer, li trasferisco in una fondina, in una ciotolina. Ora, ingrediente segreto che rende questa base davvero speciale, ai biscotti aggiungo 15 g di farina di cocco o cocco rapé, è indifferente. Sono due prodotti leggermente diversi tra loro, ma per questa ricetta vanno benissimo entrambi. Do qualche giro di cucchiaio per assicurarmi che il cocco sia ben distribuito tra i biscotti e già c'è un profumino delizioso e passo al prossimo ingrediente. 100 g di burro, che può essere sostituito con 70 g di olio di cocco. Utilizzo quest'ultimo perché è perfetto per questa torta, intensifica ulteriormente il profumo e il sapore di cocco della base. Per chi non lo conoscesse, l'olio di cocco si presenta così, intorno ai 15-20 gradi ha uno stato semisolido, morbidello. In entrambi i casi, che sia burro o olio di cocco, lo metto in un pentolino a sciogliere a fiamma dolcissima. Una volta sciolto, ecco, l'olio di cocco si presenta, vedete, trasparente come acqua, direttamente ancora caldo, insomma non fa alcuna differenza caldo-freddo, così insomma risparmiamo il tempo del raffreddamento. Lo verso sul composto di biscotti e farina di cocco. Con il cucchiaio amalgamo il tutto, assicurandomi che tutti i biscotti siano intrisi di questo profumatissimo e delizioso olio di cocco o burro. Vi rassicuro sul fatto che in entrambi i casi, burro-olio di cocco, la base verrà strabuona. A questo punto verso il composto in uno stampo a cerniera da 22 cm, ma anche 24 va benissimo. Importante, è necessario coprire il fondo con della carta forno. Con il cucchiaio distribuisco il composto su tutta la superficie del fondo. Livellandola creeremo con il dorso del cucchiaio, lavorandolo in questo modo, un bordo piuttosto alto di 2 cm circa, che racchiuderà come un guscio la deliziosa e profumatissima crema al limone che prepareremo appena finito questo passaggio. Metto la base in frigorifero per 20 minuti, recupero il pentolino che ho usato prima per sciogliere il burro o l'olio di cocco, senza lavarlo non è necessario, e aggiungo 140 alla gallina canta grammi di zucchero, poi 50 g di maizena, di amido di mais, e la scorza grattugiata di un limone non trattato, preferibilmente non trattato, così non ci mangiamo tutte le schifezze chimiche che ci mettono sulla buccia. Con una frusta amalgamo bene questi ingredienti in modo anche da lavorare la scorza del limone, facendo sprigionare tutto l'aroma agrumato. A questo punto aggiungo 250 g di acqua naturale, normale, a temperatura ambiente. Non l'aggiungo tutta insieme in una volta sola perché si formerebbero un sacco di grumi, ma lo faccio pian piano, un po' per volta, in questo modo. Bene, ora devo addensare la crema, per cui la metto sul fuoco a fiamma dolce e sempre rimestando nell'arco di 2, massimo 3 minuti comincerà ad addensarsi. Le riprese che stiamo vedendo adesso sono in tempo reale, quindi non le ho né velocizzate né tagliate, proprio per farvi vedere con che velocità questa crema si addensa e quindi l'importanza di continuare a lavorare con la frusta senza fermarsi per evitare la formazione di grumi e ottenere così una crema liscia e vellutata. A questo punto la crema si è addensata e comincia a sobbollire. Rimesso ancora per un minuto fino a che il colore diventerà da bianco a trasparente, con quel sottotono leggermente giallino dato dalla scorza del limone. E la sua consistenza è così, vedete, morbida ma nello stesso tempo densa. La tolgo dal fuoco, spremo tutto il limone di cui poco fa ho grattugiato la scorza e aggiungo 50 g di succo di limone alla crema. Oops. Ecco, un semino nella crema, aspettate che lo togliamo immediatamente.
Con la frusta rimesto il tutto fino a che il composto, la crema, risulterà liscia. A questo punto la crema è perfetta per consistenza e sapore, le manca solo un po' di colore, per cui per vivacizzarla aggiungo un pochino di curcuma oppure di colorante naturale o artificiale, insomma, come preferite. Io ho utilizzato la curcuma e ne ho usato, vedete, la punta di un cucchiaino. Questa quantità è sufficiente per colorare intensamente la crema senza però variarne il sapore. Vi assicuro che in queste piccole quantità la curcuma ma è praticamente in sapore. A questo punto tolgo la base dal frigorifero e la farcisco con la crema al limone. Guardate qui che meraviglia di crema, soffice, vellutata, profumatissima. Con la spatola la livello e la distribuisco su tutta la superficie in modo da creare una base liscia e omogenea. Rimetto lo stampo in frigorifero e in una ciotola preparo il secondo strato di crema, che sarà quella al cocco. Parto lavorando con le fruste elettriche 250 g di mascarpone bello freddo di frigorifero. Ovviamente se preferite una torta più leggera da un punto di vista calorico, potrete sostituire il mascarpone con la stessa quantità di Philadelphia. Ora al mascarpone lavorato bello morbidello aggiungo 250 ml di panna liquida, quella fresca, quella da montare insomma, che si trova al banco frigo. Non zuccherata, mi raccomando. Anche lei fredda di frigorifero, così si monterà velocemente, senza fatica e alla perfezione. Partendo con le fruste a bassa velocità perché la panna è piuttosto liquida, lavoro il composto in modo che risulti omogeneo, montato, denso e compatto. Questo ci garantirà una crema che terrà il taglio ma nello stesso tempo molto soffice. Ci vorranno 3 o 4 minuti, non fermatevi al primo risultato in cui vedrete magari delle ondine che si formano in superficie, fate in modo che sia proprio bella montata e densa. Ora aggiungo un vasetto di quelli piccolini classici da 125 g di yogurt al cocco, ecco qua. Poi passiamo allo zucchero a velo, ne servono 40 g. E per finire aromatizziamo il tutto con 40 g di farina di cocco o di nuovo cocco rapé. Come vi dicevo prima, sono due prodotti leggermente diversi, ma per questa ricetta vanno bene entrambi. Non mi resta che lavorare per una ventina di secondi con le fruste elettriche a media velocità il composto in modo da amalgamare tutti gli ingredienti. E la nostra sofficissima e profumatissima crema al cocco è già pronta. A questo punto io di solito alla crema aggiungo un ingrediente extra, ovvero la panna di cocco, che è assolutamente opzionale. Io l'aggiungo perché rende questa crema ancora più speciale, regalandole un sapore ancora più intenso e ricco di cocco, e ne nobilita anche la consistenza, rendendola ancora più rotonda e avvolgente. La panna di cocco è naturalmente contenuta nel latte di cocco intero, facilmente reperibile al supermercato in lattina. Mi raccomando, non acquistate le bottiglie di latte di cocco perché quello non è intero, per cui non riuscireste a ricavarne la panna. Il procedimento è molto semplice, vi spiego. Metto la lattina di latte di cocco in frigorifero per una notte. Raffreddandosi il latte di cocco si dividerà in due parti, quella pannosa, che è quella che ci interessa, nella parte alta della lattina, mentre sul fondo troveremo l'acqua di cocco, che ovviamente non è uno scarto, anzi fa benissimo, è ricca di nutrienti e io ad esempio la utilizzo come base per i frullati di frutta fresca. Ma torniamo alla crema. Una volta aggiunto il cucchiaio di panna di cocco, con le fruste lavoro velocemente per qualche secondo, giusto per amalgamare il tutto, e con questa crema bianca al cocco concludo la farcitura della nostra torta. Con la spatola livello la superficie e la metto in frigorifero a riposare per almeno 4 ore. Passato questo tempo la torta è pronta per essere servita, faccio il solito giro di coltello intorno alla circonferenza per sformarla senza difficoltà. Ecco qui. Delicatamente, prendendola per la carta forno, la trasferisco sul piatto da portata. Con l'aiuto di una palettina alzo leggermente la torta e sfilo la carta forno, che non ci serve più. Con la spatola rifinisco eventuali sbavature, giusto così per rendere più regolare la superficie della torta, e passo alla decorazione lampo. Semplicemente cospargo la superficie della torta con un cucchiaio di farina di cocco o cocco rapé. E concludo mettendo una fettina di limone al centro della torta. Meraviglia! Eccomi qui pronta per l'assaggio! Vorrei potervi far sentire il profumo perché è qualcosa di incantevole. Stavo cercando un bando alle ciance. Degustiamo.
No, va, beh. Edilizia. Oltre che dissetante, è proprio una torta piacevole da gustare perché è fresca, profumata, ricca, ma nello stesso tempo leggera. Il sapore vivace del limone si fonde con quello avvolgente e fresco del cocco e la base biscottata e delicata accompagna con garbo questo trionfo di sapori e consistenze. Insomma, un capolavoro che si prepara in pochi minuti e che ovviamente vi straconsiglio. Come vi ho anticipato qualche giorno fa su Instagram, c'è una bellissima novità che finalmente posso condividere con voi tutti. Tutti voi. Scusate, sono emozionata. Cambio casa. Trasloco. Erano mesi che la cercavo e finalmente 10 giorni fa l'ho trovata e ne sono felicissima. Nello stesso tempo questo significa che dovrò lasciare questa casa. La mia, la nostra. Cina, dove è nata l'idea di aprire questo canale, dove ho spadellato, assaggiato, rispadellato, ripreso ciotole per ore e ore, montato video, tra l'altro con l'aiuto prezioso di un assistente molto speciale. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo la ricetta. Mi sto emozionando e senza dubbio mi mancherà. Non è stata una scelta facile ma necessaria, ora non so spiegarvi tutti i motivi in retroscena perché insomma non voglio appesantirvi, anzi spero che siate felici ed entusiasmi quanto me per questa novità. Comunque, chiudo l'angolo story time. Se vorrete seguirmi nelle mirabolanti avventure del trasloco che farò nelle prossime 2 settimane, ci vediamo su Instagram, sarebbe stupendo. Diversamente ci vediamo sempre su questi schermi i primi di settembre con una nuova ricetta. A presto, buon Ferragosto e buona torta limone cocco a tutti. Ciao! È stato bello parlare con voi come sempre, grazie. Angolo story time, viene da sentire. Passato.